Ururi, paese natio di Ugo Ciarfeo, rende omaggio al maestro di teatro che lo scorso 12 gennaio ha compiuto 90 anni dedicandogli una serata d'onore. Sì, è una grande emozione perché prima di tutto per gli anni che sono 90, sono tanti e ci sono arrivato. E poi perché c'erano tutti vicino ancora, tutti gli attori che 70 anni che ho fatto teatro l'ho avuti e c'ero ancora oggi. 90 anni, un importante traguardo per il maestro Ciarfeo, che aveva circa 5 anni quando in paese, a Ururi, fu inaugurato uno spazio chiamato Cinema Teatro Aurora e arrivò il primo film, Luciano Serra Pilota. Alle elementari c'era la... ho iniziato a fare teatro, ma io non sapevo niente cos'era il teatro. Voi adesso avete tutti questi mezzi e capite quelle cose, ma allora a Ururi non c'era una radio, non c'era la televisione che doveva venire, non c'era un teatro, non c'era niente, io non avevo visto mai un attore. Però io a 5 anni, perché sono entrata a scuola prima, un anno, a 5, non sono andata a 6, e a 6 anni, che facevo già la seconda, avevo un gruppo di ragazzi con i quali facevo teatro, che non sapevo cos'era. Il maestro ha iniziato ad amare il teatro fin da bambino, poi da Ururi si è trasferito a Roma, dove ha iniziato la sua lunga e importante carriera da regista, tanti spettacoli, tantissime tournée in Italia e in giro per il mondo. Una vita piena di soddisfazioni grazie al teatro, confessa il maestro Ciarfeo. Il teatro è banale dire la vita, ma chi lo fa è la vita. La vita piena di soddisfazioni, di emozioni, di rapporti umani, di testi di teatro che l'hanno scritto i grandi. Adesso noi stiamo preparando la Medea di Euripide, 400 anni prima di Cristo. Gli attori che dicevano, ma Ugo, come oggi questo? Questo lo diceva 400 anni prima di Cristo. Quando dice Giasone, dice, io ho sposato la figlia del re, perché con te c'ho due figli, mi faccio altri figli con questo, li uniamo insieme e i miei figli che sono ricchi come gli altri del re. Quindi la famiglia allargata che si dice oggi, lui l'ha inventata 400 anni prima di Cristo. Il teatro arricchisce, è fonte di vita e di insegnamenti, ha proseguito il maestro, che ha invitato il suo comune natio a fare di più. Non basta, io vorrei che ci fosse... Se io fossi a Ururi con questo locale qui per attrezzare bene, farei tutte le serie a teatro, inviterei tutto il Molise a venire a vedere.